Salve, benvenute e benvenuti nel canale dei Sorrisi Azzurri. Oggi apro questo video in compagnia di questa micetta che da un po' di tempo è arrivata nel mio giardino e quindi si è autoinvitata a vivere da me. Sta sempre fuori, difficilmente sta dentro casa. È una micetta che ha, penso, 3-4 mesi, forse qualcosa in più, 6 mesi, non ho idea. E comunque è una gattina che si fa coccolare, ama tantissimo le coccole, è affettuosissima e subito, diciamo, si è ambientata educatamente da queste parti. Fa delle fusa stupende, meravigliose continuamente. Adesso la riporto in giardino perché non ama tanto stare in casa, ma l'ho portata qui per farvela conoscere e per chiedervi insieme a lei di iscrivervi al canale e attivare la campanella, insomma, seguire questo piccolo canale che ha, penso, tante cose da dire e da condividere in modo allegro, costruttivo e utile. Ciao Micia, non ho ancora trovato un nome per lei, quindi accetto suggerimenti per darle un bellissimo nome. Rieccomi, ho appena accompagnato la mia gattina in giardino, ma adesso sta piovendo, però diciamo c'è il portico in cui può stare tranquilla senza bagnarsi. Oggi è una tipica giornata autunnale in cui il sole va e viene, c'è questa pioggia che per adesso è tranquilla e speriamo rimanga così. Ieri addirittura dalle mie parti c'è stata l'allerta meteo rossa, per fortuna non ci sono stati danni, anche se a distanza di pochi chilometri da dove vivo io, i disastri sono stati belli importanti, quindi bisogna rimboccarsi le maniche per riparare ai danni, proprio come dobbiamo fare noi ogni volta quando nella nostra vita privata abbiamo dei momenti, no, dei momenti che magari proprio perché sono gestiti da un giudizio continuo sul nostro fare, dire e essere, che peggiorano sempre più. Infatti, il giudizio continuo crea un circolo vizioso giudicante che va a minare il nostro equilibrio di serenità, ci mette in situazioni in cui lo stress aumenta, in cui magari andiamo a ficcarci in pensieri che veicolano sensi di colpa e disistima. Per far sì che tutto ciò non accade, dobbiamo reagire con piena consapevolezza. Consapevolezza, attenzione, grande focalizzazione su quelle che sono le verità e le realtà della nostra vita. Per ciò che riguarda i sensi di colpa, noi potremmo avere come situazione due possibilità di sentire angoscioso nella colpa, sensi di colpa reali, senza sensi di colpa immaginari e irrealistici. Questi secondi sensi di colpa magari sono veicolati dal fatto che ci vogliamo dare per forza una responsabilità e una colpa per qualcosa che è successo in passato, di regresso, sensi di colpa che veramente sentiamo di avere, non per la situazione oggettiva per cui ci diamo il senso di colpa, ma per cose passate. Quindi dobbiamo saper conoscerci bene per vedere il perché fomentiamo e pensiamo di avere delle colpe dove effettivamente e oggettivamente non le abbiamo. Se invece abbiamo dei sensi di colpa perché abbiamo fatto veramente un danno a noi stessi, a qualcuno, a delle situazioni, cerchiamo comunque di fare ammenda, di riparare, di chiedere perdono, di autoperdonarci.
L'operazione del perdono è fondamentale per andare avanti, per non bloccarsi, per non finire in quell'immobilismo che poi magari può essere cambiato per una semplice situazione di pigrizia e di procrastinazione. Molte volte la pigrizia e la procrastinazione sono figlie di un disagio, quindi noi dobbiamo cercare di essere sempre scevri da disagi interiori per poter lottare per il miglioramento e la crescita personale senza battute d'arresto. Poi, se abbiamo le battute d'arresto, se torniamo indietro in questo discorso di miglioramento, dobbiamo subito dirci che è il momento, sempre appena ce ne rendiamo conto, di cambiare rotta. Non dobbiamo aspettare il giorno dopo. È vero che è una frase molto motivante quella di Rossello Ara: domani è un altro giorno e quindi si potrà far meglio, però non dobbiamo contare sul giorno che verrà, perché se noi diciamo la fatidica frase domani faccio questo, domani cambio, domani quello, quel domani non verrà mai, ed è quindi il momento presente a essere quello giusto per il cambiamento. Quindi quando noi facciamo le nostre liste, i nostri programmi su qualcosa che non riusciamo a cambiare, dobbiamo dire da adesso, da questo momento, non da domani. E proviamo, come ho detto altre volte, vi ho consigliato, a scrivere come sotto l'impulso di un flusso di coscienza, e poi magari dopo aver fatto questo sfogo, poi invece incasellare attraverso delle domande quali sono i motivi veri del nostro malessere. E sicuramente, se non ci giudichiamo, non giudichiamo noi stessi, non giudichiamo gli altri, difficilmente cadremo nelle spire della negatività. Sospendiamolo questo benedetto giudizio e andiamo avanti con serenità. Io nel libro sulla mindfulness ho visto un bellissimo schema che praticamente spiega bene come si va a creare il circolo vizioso del giudizio, così deleterio per noi. Ecco, vi voglio fare vedere proprio la pagina del libro in cui è presentato il circolo vizioso che tanto ci danneggia. Cerchiamo quindi, quando abbiamo un'emozione, quando proviamo l'emozione, di non giudicare quell'emozione, perché nel giudizio andremo a star male, perché quell'emozione si andrà ad amplificare. La cosa strana su cui ho riflettuto spesso è che se abbiamo un'emozione positiva e andiamo a giudicare, non abbiamo quella situazione di ampliamento dell'emozione come invece capita con le emozioni negative. Chissà questo perché, perché non vale sempre per tutte le emozioni, ma soltanto per le emozioni negative. Infatti, vedete che emozione provata, giudizio sull'emozione e ampliamento e amplificazione dell'emozione, sempre e solo se sono negative. Se andiamo a giudicare l'emozione positiva, andremo non verso il meglio ma verso il peggio. Faccio un esempio: ho un'emozione di felicità, la vado a giudicare e anche la sola affermazione sono felice, cominciano a esserci paure del perché sono felice, se sono veramente felice, eccetera eccetera. Da che sono felice? Perché c'è questo giudizio, viene a fomentarsi una negatività e non un ampliamento della positività. Quindi per questo, anche quando abbiamo le emozioni positive, non andiamo lì a giudicarle, e quindi comportarci un po' come fa quella gattina, e in generale i gatti, i cani, gli animali domestici e non solo, di fronte alla loro vita, che non stanno, secondo me, sono più sereni e tranquilli e vivono nel qui ed ora, proprio perché sono privi della situazione giudicante. Anche se una sorta di pensiero loro lo fanno,
ma è un pensiero che poi attivano nel caso di negatività o positività nel momento in cui stanno a vivere qualcosa, però se passa come se fosse che nel momento in cui passa la presenza che attira quella situazione, loro non ci stanno a pensare. Ma al di là del paragone con gli animali, cerchiamo in ogni caso di vivere le positività al meglio, gestire le cose giuste e sbagliate della nostra vita con l'equilibrio, senza etichettarle appunto nel giusto e nel sbagliato, in un modo di ricerca della perfezione. Cerchiamo di vivere in modo rilassato la nostra esistenza, non abbattiamoci, non stiamo lì a giudicare le nostre performance sia nel bene sia nel male, viviamo con più nonchalance le cose, con più serenità e distacco dal giudizio. Spero con questi appunti di mindfulness di esservi stata utile e di avervi fatto buona compagnia. Se il video vi è piaciuto, vi prego di mettere un bel like, iscrivervi al canale per aiutarmi a farlo crescere. E adesso vi saluto augurandovi sorrisi, serenità e buoni pensieri. Ciao!